di Santa Caterina, la testa che protegge la città e che protegge tutti i suoi devoti, ma noi stiamo ripercorrendo i luoghi di Santa Caterina. Con noi c'è il priore del convento di San Domenico, padre Alfredo Scarciglia, buongiorno anzitutto. Buongiorno. Dicevo, ripercorriamo i luoghi. Qui su, proprio su questa basilica, ebbe inizio tutto, perché Caterina ha avuto una delle sue prime visioni. Sì, praticamente siamo in questa enorme basilica di San Domenico, costruita nel 1225. Santa Caterina nascerà un secolo dopo, 1347, e all'età di 6 anni praticamente ebbe la visione proprio sul tetto della nostra basilica, vide Gesù vestito come il Papa in abiti pontificali, tra l'altro è l'unica santa che ha un tipo di visione in questo modo qui. La guarda, le sorride, le fa dono della sua benedizione, accanto c'è San Pietro, San Paolo e San Giovanni Evangelista, e da lì praticamente Caterina da Siena svilupperà tutta una spiritualità e una dottrina tutta particolare, tutta sua. Quello che appunto raccontavate voi in studio, una dottrina tutta sua, una spiritualità particolare che la porta molto spesso però a vivere solitariamente, chiudersi addirittura in una cella il cui cuscino era una pietra. Sì, all'inizio lei pensava addirittura di porsi sulla scia delle cellane, di queste donne sante che si rinchiudevano appunto in una cella per vivere una vita di preghiera, di penitenza, in dono al prossimo, agli altri, ai fratelli. Ma il Signore le fa capire invece che lei deve stare sì in una cella, ma poi dopo dovrà uscire nel mondo e quindi andare a portare, come dire, la pace nel mondo, la parola del Signore, e quindi per spendere la propria vita per gli altri, per i fratelli. Pertanto sarà lo Spirito Santo stesso che poi dirà, suggerirà di farsi una cella nel cuore, ma la cella ovviamente di casa sua rimarrà il punto di riferimento per sempre. Ed è la cella che vediamo nelle immagini, ma soprattutto la sua famiglia rimane particolarmente colpita nel ritrovarla, addirittura lei viene mandata in punizione in questa cella e ne esce sorridente, serena. Lei ne esce trasfigurata, direi, perché accetta tutto quello che la famiglia impone, ma lei praticamente vede nel babbo il Signore, nella mamma la Madonna, nei fratelli gli apostoli, e quindi è un continuo, come dire, stare in comunione con tutti nonostante la penitenza. Le faccio ancora un'altra domanda. Caterina è conosciuta anche per la sua devozione verso i poveri. Ritorno sempre sui luoghi perché è quello che cerchiamo di raccontare da qui da Siena, e in quella cella c'è una finestrella, chiamiamola così, da cui lei passava proprio ai poveri i viveri, pane o quello che si mangiava all'epoca. Esatto, se il Papa per Santa Caterina è il dolce Cristo in terra, anche i poveri sono il dolce Cristo in terra, quindi Papa Francesco ci ricorda sempre che i poveri sono la carne di Cristo. Ecco, lei da questa cella dava sempre un pane e un bicchiere di vino, sempre a tutti, e quindi dava tutto, perché la carità, diceva lei, non guarda in faccia a nessuno, se uno ha bisogno di mangiare bisogna dargli da mangiare, se ha bisogno di vestire bisogna dargli da vestirsi, quindi la carità non conosce nessun limite. Qui noi a Siena abbiamo visto, c'è la testa di Caterina, ma c'è anche un dito in particolare di Santa Caterina, che è un dito molto importante perché è da quello che lei dava le benedizioni e aveva anche il dono della guarigione. Ci rivediamo nel prossimo collegamento e vi parleremo anche di questo e della devozione soprattutto di Siena a Santa Caterina. Ci vediamo dopo. Grazie.